Buonasera, eccoci di nuovo qui a La Parola da Casa, questo programma di poesia ai tempi del coronavirus. Oggi abbiamo un ospite molto particolare, come saprete, che è Giampaolo Mastropasqua, che ci presenterà e ci parlerà del suo libro Viaggio Salvatico. E io sono davvero molto emozionato perché è il primissimo ospite che abbiamo qui in questa trasmissione. Che, come dice Giuseppe, poi ce lo dirà, che non fa parte del nostro giro, che non è il giro, diciamo, il giro mafioso, semplicemente degli appassionati che ci segue quotidianamente. E quindi sarà effettivamente una serata molto, molto particolare. Siamo davvero contenti. Io non indugio oltre e quindi chiamo immediatamente Giuseppe. Eccoci qua. Ciao Giuseppe, buonasera. Salve, ciao, 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 ciao. Buonasera a tutti voi, ai nostri amici. Mi hanno detto poc'anzi, ma come mai fate la diretta quando parla Conte? Io dico, ma cioè, non è che dobbiamo stare dietro al Presidente del Consiglio e pianificare le nostre dirette sulla base di quello che dice e di quando lo dice il presidente Conte, anche perché come dire, non è che programma da qui a una settimana, no? Per cui pazienza, ci No, sarà infatti chi ci sarà. noi quando abbiamo programmato questo incontro? Un bel po' prima, Da un no? bel po', pazienza, dovrebbe essere lui ad adattarsi a noi, non lui a noi. Infatti, perché non si collega? Non ho capito, anche io voglio andare a reti Cioè, vicinate. basta questa storia. Abbiamo capito, dobbiamo stare a casa, dobbiamo stare a casa, seguire le regole. Insomma, Ti sei lavato le mani? sì, mi sono lavato le mani, i capelli sono quelli che sono. Allora, avviso, i parrucchieri aprono il 18 maggio, pare. Quindi chi avrà notare la mia capigliatura, poi io sono particolarmente contento oggi, poi lo vedremo. Per questa cosa, voglio dire, chi mi fa sappia che prima del 18 maggio non se ne parla, ok? È inutile che state lì a sottolineare ogni volta i capelli, la capigliatura, il leonino, e qua e basta. Se avete Ecco, poi problemi di capelli potete parlare direttamente con me. Va bene. allora. Dunque, quest'oggi avremo come ospite, tra poco entrerà, Giampaolo Mastropasqua. Allora, Giampaolo Mastropasqua è un poeta, come già avevi accennato, fuori dai nostri giri, nel senso che non è un grandissimo frequentatore dei social e di Facebook, è un grande frequentatore della poesia e la sua frequentazione permette agli appassionati di entrare nel suo dettato, nella sua parola. Ecco, quindi è la prova provata che Facebook è uno strumento per far conoscere la poesia, ma non è detto che il poeta si debba per forza di cose servire in prima persona. Diciamo che ci siamo noi, ecco, che si prendono carico di far conoscere poeti che all'interno di un certo giro, di un certo contesto, di un certo ambiente, non sono conosciuti per tutta una serie di motivi inerenti proprio semplicemente un discorso di frequentazione. Sì, Ecco. ma che poi è fondamentale perché altrimenti si creano soltanto delle sette e non ci si apre, quindi Esattamente, questo esattamente. è Quindi, fondamentale. ma infatti era una cosa su cui stavo riflettendo proprio in questi giorni, perché il rischio è di valorizzare i poeti che conosciamo e di non aprirci alla poesia. Naturalmente dobbiamo tener conto del fatto che sono comunque frequentazioni di letture. Ecco, quindi poeti che leggiamo, conosciamo attraverso la lettura, ma dobbiamo liberarci dal condizionamento per cui dobbiamo sempre
prendere in considerazione i nostri amici. Non è così. Ecco, i nostri amici di Facebook, i nostri contatti, le nostre certo. frequentazioni. Altrimenti non si cresce. Altrimenti non si cresce. Allora, qualche nota biografica di Giampaolo. Giampaolo è nato a Bari, vive però, credo che sia di Sant'Eramo in Colle, sempre della provincia di Bari, nel 1979. Allora, lui è uno psichiatra ed è maestro di clarinetto. Le due dimensioni, musica e psichiatria, diciamo così, adesso la accenniamo, poi nel caso la approfondiamo, sono i due poli, come dico spesso io, che si, diciamo così, entrano in tensione e creano quel campo magnetico che caratterizza poi quel campo magnetico, quel campo di gravitazione che è la sua poesia. Quindi è fondamentale è questo, questa tensione che delimita, ma non nel senso che la vincola, ma dà quell'orizzonte al suo linguaggio e al suo dettato. Ecco, il libro che oggi presenteremo è Viaggio Salvatico. Ecco, non so se si vede. Si vede. Ecco, Fallone Editore, credo sia del 2018. Non è il suo ultimo libro in assoluto, però lo presentiamo perché, diciamo così, è il suo, è lì, come dice lui, è il suo libro di una vita. Ecco, in questo libro lui ha raccolto, ha sedimentato, come egli stesso dice nella nota, testi che si sciorinano nell'arco di una decade. La prima decade del 2000. Ecco. Quindi un lavoro molto consistente. È un lavoro molto corposo, denso, sì, denso, non tanto denso perché sono un centinaio di pagine, poco più, poco meno anzi, però denso da un punto di vista dei contenuti e della meditazione. Ecco, io credo che ci si possa fermare qui. Lo facciamo entrare, che dici? Sì, lo tiriamo per i capelli. Lo tiriamo per i capelli, giusto? Sì, io sono orgogliosissimo, veramente sono contento, una contentezza tricologica proprio. Facciamolo entrare. Eccolo. Buonasera Giampaolo. Eccolo. Ciao Federico, ciao Giuseppe, buonasera a tutti coloro che sono qui, vi ringrazio per questa diretta. Come ho sentito e come avete accennato, per me non è così semplice connettermi, in quanto probabilmente sono un uomo abbastanza antico, nel senso che per me è più facile galoppare senza sella o scendere in un'ipotetica battaglia che connettermi. Quindi qualcuno che poi è un artista che così darà una sua collaborazione idea al termine ne sa qualcosa e mi ha dato una mano affinché ciò avvenisse. Giampaolo, ci voleva un caso, diciamo, un evento eccezionale per farti connettere qui. Il coronavirus ci è voluto per farti andare in streaming. Sono dei tempi particolari però mettono a fuoco quelle che sono anche le debolezze e i punti da sostenere in questo nostro, in questa nostra polis, come dire. È impensabile, credo sia impensabile da oggi pensare in uno sviluppo non compatibile con l'elemento naturale stesso e ad una dimensione più umana delle cose. Questo è inevitabile. Perché se c'è una certezza che questa dimensione ha portato alla luce è il fatto che basta un microorganismo invisibile per poter in teoria far scomparire
la specie, ecco. E quindi poi tergiversiamo su come è accaduto, su come sia stato creato. Leggevo del Nobel Montagnier pochi giorni fa e ascoltavo il suo pensiero, che è davvero inquietante, paradossale. Però eccoci qui a parlare di poesia e del viaggio salvatico con voi. Ecco. In qualche modo bisogna resistere a questi tempi, anche perché noi poi speriamo che... La poesia è resistere a tutto e tutti, perché è qualcosa di wildianamente inutile, nel senso che è fuori dalle leggi del profitto, e proprio perché tale può portare ad una grandissima libertà d'espressione e a fare in modo che la gente, ora nonostante la virtualità, però possa davvero incontrarsi in risonanza. Sì, 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 assolutamente. Poi, in effetti, poi noi nasciamo così, con questa piattaforma, semplicemente per resistere. È un atto di resistenza e nient'altro. E di condivisione con tutti gli altri. Vedo che stanno arrivando un sacco di commenti, di... Sì, sì, e questo ci fa molto piacere, ovviamente. Poi magari ne leggeremo alcuni nel corso e apprezzo molto il lavoro che fate sulla poesia, perché scendete nel profondo della poesia, portando alla luce autori meno conosciuti, ma... vabbè, ci sarebbe tutta una questione da riaprire su tutto il Novecento e quelli che in realtà poi sono stati grandi autori. È difficile naturalmente, anche nell'editoria italiana spesso hanno dominato i grossi editori, ci sono state delle vere e proprie politiche anche d'esclusione. Penso solo per dirne una, se l'editore La Terza avesse avuto nel Novecento una collana di poesia, credo che la storia, almeno della poesia ufficiale, sarebbe altra. Certo. Sì, questa è sicuramente sono d'accordo. Sì, sì, ma con Giampaolo è un come dire un c'è un'intesa molto forte su questo aspetto, no? Voglio dire, basti fare un nome, Giampaolo, Bodini, ad esempio. Assolutamente. Ho visto Davide Corvo che per la scorsa puntata ne ha parlato del premio Bodini, è stato davvero un onore per me, perché è stato in assoluto uno dei più grandi poeti, ma non solo dei sud, non solo mediterranei, ma con una cifra davvero interculturale e mondiale. Cioè, mentre allora magari la poesia più ufficiale era legata alla linea lombarda, Bodini era accanto ai surrealisti, ha attraversato l'ermetismo, certo, ai poeti americani, ha tradotto i poeti spagnoli, lavorava per Einaudi, cioè aveva una visione poetica, io credo, molto più ampia di altri, però ecco, sì, poi ci sono delle scelte politiche. Sì, chiamiamoli così. E il compito della poesia, secondo me, è proprio dar voce a chi non ha avuto voce. Perché certo, in una folle, quando a 25 anni diressi le tue colle sul tour, facendo venire gli editori e poeti da Milano, da Roma, in Puglia, su Repubblica in un'intervista dissi proprio questo, che ipoteticamente la poesia del nuovo millennio sarebbe venuta dai sud del mondo o delle cose, cioè da ciò che è ancora inespresso. Io me lo auguro. Sì, sì, ma infatti questo è un leitmotiv che in qualche maniera ritorna sempre, no? Cioè e poi è presente anche molto nella tua poesia, cioè qualche cosa che nel sud, nella parola del sud, c'è qualche cosa che, come dire, è sempre aperto, è sempre ancora di là da venire, e quindi ancora una parola è una parola feconda, una fecondità che non
non ha bisogno di quella compiutezza che invece è presente e quindi raggiunge un certo tipo di anche di apprezzamento, però è diversa, no? Nella poesia della linea cosiddetta lombarda, ecco. Sì, senza dubbio la poesia, diciamo, mediterranea, perché voglio definirla così, sì, si distacca da determinati canoni mediterranea proprio tra terre diverse. Se dobbiamo portare un esempio cellulare, sarebbe simile a una cellula totipotente, cioè che può andare in più direzioni possibili, forse meno specializzata in un settore, in una direzione, in una corrente, meno sottoposta a freni, a catene, però di certo forse in cui vi è una potenza d'atto creativa, secondo me, molto più forte. Sono d'accordo. Allora c'è un leggerissimo ritardo della tua asincronia, diciamo, tra la tua voce e la tua immagine, però va bene così, tanto in ogni caso si sente molto bene. Sì, sì. Volevo avvertire di questa cosa. Allora, entriamo nel vivo della tua poesia, Giampaolo, e leggendoci dei tuoi versi tratti sempre da Viaggio Salvatico. Sì, allora su Viaggio voglio dire una cosa molto molto breve, cioè il Viaggio, come avete accennato, è concepito in un lungo arco di tempo, è stato epurato, era qualcosa di ancora più, più solido, più ampio. Il Viaggio è salvatico perché vi è sia una dimensione selvatica, la selva dantesca, ma anche nella sua temporalità, perché è suddiviso in sette parti, sarebbe un viaggio in sette giorni, così come quello di Dante. Per ogni parte c'è una visione sincretica di sette componenti che vanno in analogia, che sono i colori dell'arcobaleno, le fasi del giorno, le parti del corpo umano, le parti di una casa, la cosiddetta casa dell'essere, l'età dell'uomo, i doni dello spirito e i sette pianeti classici. È un viaggio che va dal lunedì alla domenica e ci sono questi elementi anche nell'altra eccezione, che è una eccezione leonardesca, cioè salvatico è ciò che si salva, cioè che appunto resiste al... Eccoci. Alla metamodire, rimanendo, non dimenticandosi di quell'assoluto fondante che determina, per dirla in termini musicali, l'arsi e la tesi della parola, partendo da quel silenzio primordiale. Detto questo, vorrei leggervi proprio un testo dalla prima parte, che rappresenta l'infanzia. No, blocca. La nascita, non posso. Che, sì. Ok, mi sentite? Sì, no, purtroppo volevamo condividere la poesia. Sì, ti sentiamo. Sì, sì, ti sentiamo. La poesia in diretta, ma purtroppo vediamo che sovraccarica il sistema, quindi purtroppo dobbiamo fare a meno di questa cosa, che sarebbe stata molto comoda per chi ci sta guardando. Quindi leggi la lettura. Sì, sì, cerco di dirvi. Allora, questa è la seconda parte, che è Scherzo per uomo e orchestra. Lo scherzo di natura musicale o uno scherzo che qualcuno, qualcosa ci ha fatto. In questa orchestra c'è, diciamo, la rivisitazione sia dal Timeo di Platone, ma anche da Severino Boezio, della musica delle sfere e della tripartizione della musica. Cioè, per me la nascita è il partire dalla prima orchestra. La prima orchestra è la madre, mentre appunto la seconda orchestra poi è la terra con i quattro elementi, eccetera. Quindi vi è questa nascita, e questa nascita, come la nascita della poesia, è data da una perdita originaria.
E c'è un corifeo perché ha la struttura di una tragedia sofoclea, come Giuseppe Conte nell'introduzione rammenta. Quando l'ignoto ti investe con la sua tenerissima violenza, non puoi far altro che essere strumento e vertigine, dirigere l'orchestra con i tuoi archi, i tuoi fiati e i suoi silenzi. E leggo Scorpione in acquario. Io non solo sono Scorpione, ma è un passaggio epocale, astrale, tra l'epoca, ci troviamo, cosiddetta dello Scorpione, che entra in acquario. Nella camera del grido misurò la potenza della perdita, l'acquisizione vocale e sanguigna, il dolore nascituro, la gola che capì l'ossigeno e l'immobilità del mondo, la mancanza di rotazione reciproca, l'assenza della danza. Solo volti animali e alieni, facce stupide, masse o massi di buchi bianchi e il presagio della somiglianza, dell'essere parenti stretti o rumore che mostrava i denti e rubava il pollicino, adorato ossicino, ambito da cuore e fiati nell'orchestra materna, fiutava l'amore, la traccia epidermica, la madornale voce. Dopo molto lavoro e tragica luce, l'ombra covava, tra l'umido e il vapore, addome l'abbandonò. Mostrò a tutti la nuova forza e il regalo, lo sforzo, tutto quanto già di marcio e di umano aveva in corpo. Fu fare l'universo, farsi a pezzi, lasciare le orbite e gli occhi appesi. Benissimo, ok. Io vorrei farti una domanda, Giampaolo. Cioè, in questo libro ho notato che naturalmente c'è anche dichiarato che c'è questa grande relazione con la tradizione, anche a partire innanzitutto dai greci. Cioè, abbiamo parlato prima anche, per esempio, del viaggio di Dante, ma anche con la tragedia. Mi ha colpito un po' il ruolo del coro. Vorrei sapere da te qual è il ruolo del coro nel tuo libro. Sì, vuole riprendere un po' l'idea della tragedia sofoclea e quindi però rimandare anche ad una dimensione collettiva. L'aspetto teatrale è sicuramente più orientato a un teatro del corpo alla Artaud, però ecco, Sofocle dà sempre una maggiore importanza al corifeo che rispetto al coro. Infatti il coro c'è solo all'inizio e alla fine. C'è una è come se c'è un piano altro da cui quei versi vengono detti. In un oltretempo, in un tempo diverso da questo, che appunto non è chiaro sì che sia un futuro remoto o un passato anteriore, ecco, inventando un po' questa diceria, però ecco, il tempo rimanda proprio alla dimensione dell'umano. C'è ovviamente un tentativo impossibile in questo di superare la vertigine del tempo. Ok, Giuseppe, secondo te possiamo parlare un po', per esempio, dell'aspetto, anche a partire naturalmente dalle tue considerazioni, dell'aspetto musicale? Poi magari Giampaolo ci dirà qualcosa più nel dettaglio, cioè del verso, come dire, non proprio squisitamente metrico, ma diciamo un po' qualche espediente che viene utilizzato e quello che da lettore si può cogliere, insomma, da quest'opera. Sì, beh, lui l'ha già accennato, no? Naturalmente è fortissima la formazione musicale di Giampaolo.
è fortissima ed è evidente anche agli occhi del lettore. L'uso, come dicevamo anche prima tra di noi, l'uso, per esempio, la valorizzazione degli elementi proprio sonori della parola, le assonanze, le allitterazioni, le ripetizioni, gli elementi anche, come dire, di proprio semantici, no? Caratteristici proprio della poesia di Giampaolo. Poi anche il verso, le poesie di Giampaolo il più delle volte sono testi corposi, no? È raro che nella silloge ci siano liriche, diciamo, brevi, ecco, sono testi corposi, il verso è sontuoso, ricco, molto esteso, supera molto spesso l'endecasillabo, arriviamo diciamo il verso prediletto da Giampaolo è il settenario doppio, comunque versi combinati, sempre alla ricerca degli appoggi, degli accenti che siano certamente rispettosi di un certo tipo di tradizione metrica, però ecco, naturalmente in combinazione, in un dialogo con la ricerca musicale. Lui lo dice anche, fa un'operazione inversa, no? Rispetto per esempio al poema sinfonico di Berlioz, cioè mentre Berlioz parte da un testo e arriva alla musica, lui parte dalla musica e cerca di arrivare al testo, tenendo però conto sempre che il testo non può non essere in continuo dialogo con gli elementi musicali, e sono questi elementi musicali che poi in qualche maniera trascendono anche il senso preciso delle parole. Ecco, questa è la caratteristica principale della poesia di Giampaolo. Probabilmente sì, lui preciserà alcune cose. Hai detto bene, citando Berlioz, appunto, la sua Sinfonia Fantastica, che non a caso è proprio in cinque movimenti. Sono sette i movimenti, più due che rimandano ad un numero che per me è, tra virgolette, un numero magico fondamentale, di cui rintriso Danzas de Amori Duende, che ho pubblicato in Spagna. Però la musica e il battito a cui accenni effettivamente mi ricorda un po' García Lorca in Giovettoria del Duende, e io davvero ho provato sulla pelle questo. Lui dice che tre istanze ispirano il poeta: l'angelo, la musa e il duende. L'angelo e la musa io li ho trattate in Danzas. Il duende invece è proprio una parte costituzionale del viaggio salvatico, cioè il duende è il daimon, è il padrone di casa, è il battito degli antenati, è quel qualcosa che giunge quando vi è una possibilità di morte. E in questo attraversamento salvatico di un inferno contemporaneo, ipotetico, vi è proprio questo attraversamento in questa dimensione. Riportandolo appunto a Berlioz, è questo: sì, effettivamente Berlioz, lui si rifaceva a materiali, così dire, extramusicali, cioè letterari. Infatti si era anche ispirato a Thomas de Quincey, Confessioni di un oppiomane, ma in realtà il suo viaggio è proprio, c'è l'idea fissa amorosa che attraversa questo suo viaggio che è la Sinfonia Fantastica. In realtà io mi sono trovato agli antipodi, cioè partendo da quasi una potenza musicale originaria che fonda la parola, riuscire a tradurre, no, e quindi
a tradurmi, cioè a condurmi attraverso di questa, divenire una sorta di strumento corporeo per riportarla ad uno stato di scrittura, pur consapevole appunto dei limiti, ma insomma la scommessa è stata questa per me. Mi è sembrato anche per esempio di capire che questo tuo, diciamo, questa tua musicalità, chiamiamola anche primigenia, se mi è consentito, tocchi anche per esempio delle tematiche molto attuali, cioè anche addirittura iconografiche, cioè che partendo dalla tradizione, cioè meglio dal primigenio, toccando la tradizione, poi si arrivi all'attuale. Sì, perché è toccato, ci sono diversi piani. Per esempio, il preludio iniziale è una sorta di cosmogonia, come dice Conte, è inscenato un palcoscenico cosmico. Poi invece dalla nascita ci sono anche degli elementi individuali e biografici, cioè questo dialogo continuo tra l'uomo e tutto ciò che lo circonda e gli altri capaci di entrare in risonanza in questo dialogo che è umano nel senso anche goetziano della musica, cioè legata alla terra, legata ai quattro elementi, e quindi in qualche modo mediante la poesia diviene ascoltabile, anche se per Boezio l'unica musica ascoltabile era quella strumentale. Questo è quello che volevo dire, giusto per inquadrare un pochettino. Mi rendo conto che è abbastanza diversificato il discorso e tocca diversi ambiti e tematiche. Sì, anche perché è un libro molto molto complesso e articolato, e tu lo hai fatto ben capire. E allora, intanto io, Giampaolo, leggerei un'altra lirica della raccolta. Sì, sì. Sì, allora vorrei leggere un testo dalla terza parte che rappresenta l'adolescenza, che si chiama Sudaria, proprio dedicata ai sud delle cose, ma ciò che ancora è inespresso. Però è un testo particolare che è dedicato a Marilyn Monroe, sì. Come mai, no? Cosa di inedito. Io durante gli anni di conservatorio, Marilyn Monroe, il suo nome di battesimo è Norma Jean Baker. Norma rimanda per me ovviamente alla Norma di Bellini, a una delle arie più suggestive, penso alla voce della Callas, Casta Diva, è un qualcosa che ti rapisce, che ti emoziona, davvero qualcosa che permette in un certo senso di trascendere ad una dimensione più grande di anima, no? E Marilyn, che appunto è stata sempre vista nella sua eccezione più superficiale, ma nessuno conosceva l'altra Marilyn, e quindi anche il suo mistero della sua vita, della tristissima infanzia e adolescenza che ha dovuto passare, e anche il suo amore per la poesia e la scrittura nei suoi diari segreti. Quindi vi leggo Marilyn, la stanza a Norma. Benché nel nome transitasse sin dagli albori il germe della tragedia, tu non potevi che intera splendere nella costellazione delle regine che non esiste. In quest'aria dove il canto di Maria trasporta i cieli e un poeta piange Dio nel baratro di un verso. Ma tu non hai ucciso per amore nessun figlio. Siano esonerate le generazioni dei padri che consegnarono alla tua immagine il primo seme dell'adolescenza in quell'arcaico moto di gratitudine. Chanel numero 5, il tuo quinto potere, una goccia in cui tutti avrebbero desiderato vivere o dormire, circondarsi, farsi grandi, presidenti, sognatori non vedenti, barbiturici ottamerici. Benché
il cinematografico Dio da marciapiede ti scritturasse frivola e ventilata. Tu scrivevi nei diari invisibili versi tristi come la memoria, sola come il sole nella solitudine dei soli. Ma tu non sei più nel bronzo decimato d'agosto, né avvolta nella seta sottomessa della fine. Ora abiti tra i colori atlantidei di Warhol e i musei del mare che dal profondo ridono. Questa è bella, e infatti era molto quello bella, che, sì, di cui parlavamo prima, proprio questo linguaggio molto molto evocativo, anche per parlare di cose, di un'icona come appunto Marilyn Monroe, e i riferimenti che ci ha introdotto prima a proposito anche della norma e tutta la... No, ne parlo perché comunque sono cose che mi interessano molto. Sono dei riferimenti anche molto specifici all'attualità, però come diceva Pasolini, se divengono degli atti mitici o morali fuori del tempo. Per esempio c'è un testo, anche sull'11 settembre, che si chiama La signora M in sala d'attesa. La signora M ovviamente è la morte. In questo libro ci sono due personaggi o figurati che sono la morte e il tempo. E il signor T, che è detto tempo, che è l'altro. Sì. All'epoca appunto mi vennero questi pochi versi, io ho avuto degli anni, dei momenti di scrittura incredibile, e poi sono lì in attesa come del giungere di una musica o di un'immagine. Ecco, la signora M in sala d'attesa, posso? Sì, prego. Sì. Certo. Allora, lacrimava sui tetti della notte come i gatti, per contare le smorfie della luna, le rime, le tregue malposte, le finestre semichiuse, dove l'indizio cruciale, la figura estranea, un genitore è amoroso se l'omicida è fuori. La città piangeva come una creatura, dei padri annegarono subito l'altro, consolava la signora che amava per nome. E noi eccitati a spiarle la sottoveste, a scherzare sotto le macerie quei figli, si sostava nell'autunno crollato, come tra parole in agguato. Dopo vani avvistamenti si guardò i piedi, la materia gridava nelle orecchie, la vita è un libro dalle pagine strappate. Bella. Sì, sì. Comunque sempre una parola molto forte. Giuseppe, ti vorresti aggiungere qualche considerazione? Altrimenti possiamo anche passare a qualche domanda. Sì, la mia considerazione è questa. Come anche sottolinea Giuseppe Conte nella prefazione, la poesia di Giampaolo non è una poesia intimista, ecco, non riguarda, intimo è il superlativo di interno, no? Non c'è nulla che riguarda le sue sofferenze personali, c'è un aspetto invece corale, il che non significa che non ci sia una intimità con quello che con cui entra in relazione nella parola, però è sempre un intendere, è sempre un'intesa, è sempre una sintonia con il mondo, ecco. E un altro aspetto fondamentale di questo viaggio salvatico è proprio il fatto che un viaggio è costituito sempre da pause, elementi stanziali,
da interruzioni, da ostacoli, però non sono mai ostacoli che impediscono di raggiungere la meta. Semmai è un viaggio che arricchiscono questo andare verso la meta. Ecco, tutto appartiene a questo viaggio, sia l'aspetto, diciamo, alto, sublime, come dire, sacro, sia le aberrazioni dell'uomo. Ecco, tutto fa parte della vicenda umana e tutto, come dire, in questa scrittura è destinato a essere, come dire, ha inscritto proprio la salvezza. E infatti fa bene Giampaolo a citare Leonardo da Vinci quando dice: salvatico è ciò che si salva. Non sottolinea che cosa salva, sottolinea il fatto che ogni cosa che dice in quella parola è destinato alla salvezza. Questa è la cosa fondamentale di questa poesia, ma credo poi di un discorso intorno alla poesia in generale. Benissimo. In effetti su questa cosa, Giuseppe, davvero mi fai riflettere anche sulla... Cioè, così come in musica c'è un tempo binario e ternario, no? C'è il tempo dell'umano e il tempo del divino che è ternario. Effettivamente comunque questo viaggio inizia all'alba e termina all'alba e c'è quasi una ciclicità dove la meta stessa è lo stesso viaggio, no? Esattamente. E c'è questo appunto, certo, ovviamente questa idea è un'idea musicale che viene da Bach nelle sue variazioni, sì, Goldberg. Esatto, e c'è ovviamente questa dimensione, perché io comunque concepisco la poesia come la storia dello spirito, posso dire. A proposito, sì, di sì. Questo, senza scomodare Hegel, però a lui pensavo in effetti, no? Poi naturalmente vanno fatte le dovute come dire, considerazioni, ecco. Sì, cioè per esempio un testo che l'ho trovato paradossalmente così attuale, anche se non so quanti anni fa l'ho scritto, si chiama Voce fuori campo, dove sostanzialmente c'è un io parlante al di là degli uomini, un io natura che guarda da lontanissimo la specie ed entra in questa specie di silenzio, come se fosse al di là della vicenda del viaggio. Che sezione è? Fa parte, questa è l'ultima dell'adagio limbico, che è la parte centrale, eccolo qua, sì. Del viaggio stesso. Non mi ricordavo la pagina, sì, ok. Sì. Voce fuori campo. E per alcuni aspetti è emblematica, nello stesso tempo è davvero tremenda, spietato questo testo. Sono l'ultimo della mia specie. Posso procedere in posizione eretta senza vacillare, guardare le aquile divenire vento senza fiatare, aprire il cielo senza incendiarmi. Non ho altari per inginocchiarmi o divorare. Non ho madri né padri e voi non siete miei fratelli né miei figli. Vi ascoltai brancolando, come si ascolta un rumore di vuoti sovrapposti e caduti nel ripostiglio della grazia. Ero io la danza nel labirinto temporale dei corpi, il chiodo fisso di un dio di famiglia, quella sinfonia incompiuta e incarnata, un setticlavio ferito, una morte di sette consonanti, il legno che beveva l'aria per cantare più forte. E ho mentito solo per amore, perché avevo un'altra lingua che non vi appartiene, un altro cuore da battere e un nome d'ossigeno.
Ho cercato di sembrare un vostro simile, di essere una retorica, un imbroglio, una marcia funebre di formiche fulve, un attore rupestre, un saltimbanco della domenica, una recita, una chiesa. Avevo fili silenziosi per accorciarvi la distanza dalle stelle, ma per voi ero solo un'anima appassita nel portafiori del mondo, una parola che taceva per rimanere viva, un'ombra seduta sul tavolo dei vostri astri visibili, con una mano per spegnere la luce e l'altra per accendere il buio. Ecco, allora, visto che siamo senza accorgercene, ci stiamo avvicinando verso l'ora di trasmissione, leggiamo qualche domanda. Allora, sì. Giovanni, se volete qualche testo in particolare, si accettano richieste. Va bene, intanto rispondiamo a qualche suggestione. Allora, Giovanni Sepe chiede, sì, dice: mi piacerebbe sapere il tuo rapporto con Dio, o se vuoi con il creatore, e sapere se fa parte in qualche modo della tua poesia. Beh, sì, assolutamente sì. E in particolare questo rapporto, più che da Viaggio Salvatico, viene fuori da Danzas de Amori Duende, dove c'è appunto c'è la dimensione della musa e dell'angelo, e c'è la dimensione divisa in sette piani, se vogliamo dire, in sette gradi dell'amore, dove al culmine di tutto ciò c'è un creatore, ovviamente. E quindi, come ho detto prima, ho parlato non a caso di storia dello spirito, ed è una componente in qualche maniera fondante. Allora, dunque, Armando Saveriano chiede: una poesia liberatoria riserva risposte che non ti aspettavi. Questo fa parte delle regole d'ingaggio di un poeta che compie l'atto e si compie. Fin dove si spinge la tua meraviglia in questo senso? È una domanda interessante, molto bella. Allora, ringrazio Armando che non ho ancora conosciuto dal vivo, che stimo molto, anche per questa dimensione sovrarealista. In qualche maniera io ho fatto anche parte del mito modernismo, avevo un nome di battaglia, ero Siegfried, e quando ho diretto il Grand Tour poetico, inventando un treno con i miei collaboratori che unisse simbolicamente l'Italia non unita da Napoli a Milano, quindi andando nei non luoghi e arrivando nel campo, nelle stazioni, a cui hanno partecipato circa 200 artisti in collaborazione con il capitano Tommaso Chemeni. Questa dimensione è della dimensione assolutamente vitale, è l'istinto di vita in realtà che domina tutto, e che è fondamentale cogliere la meraviglia delle cose. Paradossalmente, in questo regime, tra virgolette, di chiusura, di quarantena, noi ancora di più, proprio perché sappiamo che la morte è vicina all'angolo, sviluppiamo un istinto di vita incredibile nelle cose. Poi, ovviamente, da medico, questa dimensione la vivo in prima persona, e anche da psichiatra, non saprei risponderti, Armando, so solo che oltre il Viaggio Salvatico, per una dimensione proprio di
di ingegno, di creazione, c'è l'ologramma in cui ho immaginato addirittura un DNA poetico, ispirandomi proprio a Vincent Empire di Dylan Thomas. C'è tutta una costruzione del molteplice, ecco, è quello, da 12 testi in realtà sia una creazione di un ologramma che vengono raddoppiati e triplicati fino a formare altre costruzioni. Ovviamente sono dei modelli essenziali, direbbe qualcuno. Cosa sono? Delle versioni impoverite delle realtà come idee, però essendo delle versioni impoverite, cioè l'uomo ad esempio ha sempre voluto volare, per volare ha sempre guardato le aquile, gli uccelli, i falchi, e da lì, da quell'idea è venuta fuori l'idea dell'aeroplano. Sicuramente non ha nulla di vitale, è una versione impoverita, però riesce a portare carichi maggiori a velocità maggiori, e c'è sicuramente quest'idea un po' greca dell'eikos logos, dell'entrare in una analogia con le idee e i modelli. Benissimo, allora dunque, allora mi scusino coloro che hanno fatto più domande, però preferisco, ecco, sottolineare domande di altre persone per variare, diciamo così, il percorso delle suggestioni. E allora c'è un signore che tu credo conosca molto bene, Michele Passalacqua. E caspita, dice, allora fa un'osservazione. Qualche maniera è stato il mentore. Certamente. Pittore e poeta, lui ha vissuto a Milano e poi è ritornato nell'Alta Puglia, e io, certo, mi sono avvicinato alla poesia contemporanea anche grazie a lui. Di Sant'Eramo in Colle come te, sì. Fa un'osservazione citando un antico verdetto indiano e facendo poi una sintesi di quanto abbiamo detto. In principio era il suono. Sì, è quello che viene fuori proprio dal suono originario di Viaggio Salvatico. Proprio nel preludio c'è un'ipotesi di nascita delle cose da un suono prima che del verbo, perché il verbo comunque ha a che fare con un linguaggio che deve essere convenzionale, nel senso che è capito tra due persone. La questione del suono è ancora più preadamitica, è ancora più primitiva, è più atavica, e quindi c'è proprio, parlo infatti che dal caos poi al cosmos, dall'ordine, una musica, una somma musica inaudita divenne suono bianco e bianco corpo per tutte le miliariformi frequenze udibili. In questo bianco, il bianco è il colore che ha tutte le frequenze in sé. Io cerco di ascoltare l'inaudito, come dire. La poesia per me, partendo dal mio amatissimo Rimbaud, è un viaggio nell'ignoto, per poi non avere il timore di perdersi, ma anzi di ritrovarsi, e alla fine riuscire a portare con sé la quintessenza di ciò che abbiamo visto, creduto di vedere. Ecco. Benissimo, allora vediamo qualche altra suggestione, poi naturalmente Giampaolo, come chiediamo in genere ai nostri ospiti,
avrai la cortesia di rispondere a tutte le domande che sono state fatte, perché non possiamo rispondere a tutte ovviamente in questa sede. Sì, certo. Assolutamente. Allora, risponderò. No, certamente. Sì. Anzi, mi piace proprio questa dimensione di dialogo e credo che sia molto importante. Sì, sì, purtroppo non possiamo considerare tutte le domande perché sono tante e ahimè non, il tempo poi non, che il abbiamo stabilito non ci consente di dare spazio a tutti. Allora, Maria Gabriella Cianciulli dice: un dialogo che parte da lontano, omnicomprensivo, per raggiungere quindi la propria salvezza? Questa è una cosa che avevamo già accennato, però vorrei che rispondessi tu eventualmente. Sì, sicuramente al di là di tutto c'è una dimensione individuale di attraversamento e poi di specchiamento nell'altro ed una dimensione collettiva, quasi il riuscire ad entrare, a rievocare un inconscio di junghiana memoria dove appunto ci sia la possibilità di risuonare. Certo è molto curioso che ad esempio la fisica quantistica parli di string, che noi uomini siamo quasi fatti del 70% di acqua e il suono ha un'influenza incredibile sull'armonia e l'architettura delle nostre molecole, se è vero che noi siamo per il 70% acqua, come se ci sono diversi esperimenti che lo dimostrano. E quindi la propria salvezza sicuramente deve essere, secondo me, ripensata, una dimensione di ascolto che spesso manca. In questi giorni, se c'è una cosa positiva, è che si riesce più facilmente a rumore dal suono. Questo anche nell'arte e negli spazi, tra quelli superficiali e la profondità. Come vedete, molti fenomeni, secondo me, assolutamente da, come dire, da baraccone, pseudoartisti o quant'altro, che in realtà non hanno nulla da dire, in questo periodo sono scomparsi. E forse c'è davvero il desiderio di riappropriarsi di una dimensione che nel profondo ci lega e ci collega l'uno all'altro e che può portare ad un superamento di questa apocalissi così preannunciata da tantissimo tempo. Un'inversione è quello che mi auguro, e in questo la poesia e tutto ciò che è accanto alla poesia, che rimanda a una dimensione più intima, profonda, ad un risveglio dal torpore di questo sonno, ci può portare. A proposito di questo, so che è un testo che ti piace molto, Giuseppe, Mediterranea, sì. E nacque proprio durante i miei anni di medicina, stavo studiando neurologia e c'era il Walter, un libro classico di neurologia, dove lo stesso neurologo si chiedeva a cosa servisse il sonno, perché noi dormiamo. Se ci pensate bene, c'è la metà della nostra vita noi la passiamo dormendo, e quale implicazione in realtà con il risveglio, il sonno, il sogno, che per molti è una dimensione che ci collega, no? Per varie teorie sincretiche, e questa è giocata proprio sullo scontro tra il passato mitico e il presente, e su suoni diversi che si accordano in qualche maniera, cioè il battito
e il levare dato dalla E come congiunzione. Leggo Mediterranea? Sì, leggiamo, leggi Mediterranea e poi facciamo una conclusione finale e poi eventualmente un'ultima lettura inedita con la sorpresa. Ok, okay. Allora, c'è quest'incipit: e che dunque nessuno sapesse, era scritto nel silenzio avvoltoio, nel rumore di un nido introvabile, nel rumore di paglia di una spiga. Quando eravamo dei e camminavamo con gli alberi, e le vesti erano anime, animali vivi, e ancora festeggiavamo i compleanni delle nuvole, e allora danzavamo sulle acque come anemoni, e chiamavamo Israele la neve del deserto, e l'arcangelo bambino affacciato sull'abisso, e le sorgenti cantavano dai mari alla fonte, e le foglie erano velieri e lingue all'unisono, e i rami ponti trascendenti della luce, e l'impossibile mostro era libero di amare, e ogni passo un sapore, un nome pedante, e le caverne erano occhi appena aperti sull'ignoto, e le pietre dialogavano nel concentrico giorno. Ora che passeggiamo senza gambe, strisciando tra la folla calpestata dal silenzio assassino, e le feste nucleari ci attendono al varco, e sogniamo a brandelli tra i respiri delle bombe, e chiamiamo vita eroica l'abbraccio del piombo, e le pietre sono masse che lapidano al pascolo, e le foglie e gli alberi hanno finito la primavera, e il mare dalla lingua di petrolio più non parla, e le lucciole sono nere, il gabbiano viene corvo, e il becco una lama lenta che vibra, che penetra, e logora la fauna che affolla in cadaveri pensieri, e l'impossibile mostro è già in gabbia da tempo, e i pugni si combattono nell'aria sanguinaria, e le cave hanno il profumo delle fosse comuni, e ogni passo è una palude da cui uscire vivi. Procediamo, non siamo, nessuno sa perché dormiamo. Bellissima. Sì, sì. Questa è una, quasi una poesia da leggere tutta ad un fiato, per anche il caleidoscopio di suoni, di immagini che si intersecano, no? Si innestano tra di loro. E la capacità di Giampaolo è proprio questa, cioè quella di creare orficamente, diciamo così, un'atmosfera. Cioè, mentre in altri poeti noi rimaniamo arroccati, leggendo altri poeti noi rimaniamo arroccati al nostro punto di vista e osserviamo un avvenimento che tuttavia ci è distante, lo comprendiamo, forse operiamo anche una sorta di empatia. Qui invece avviene proprio una identificazione di quanto sta accadendo durante la lettura. E questa è una caratteristica peculiare proprio di questa sontuosità della versificazione di Giampaolo. Allora io concludo dicendo una cosa, facendo una mia osservazione. Intanto, se si vuole preparare la sorpresa, se si vuole, ecco, se la chiami la sorpresa, sì. Ecco, allora, io faccio una considerazione faccio una considerazione. Non sento più. Prego, prego. Ecco, no, dicevo, faccio una considerazione finale, un basso continuo che spesso leggo, soprattutto sui social, e che ci stanno vietando, stanno violando le nostre libertà personali. Una volta si diceva pensa alla salute, adesso non è più prioritaria la salute, è prioritaria una fantomatica libertà che ancora non si capisce che cosa sia. Ecco, salute deriva da salus, che è la radice poi della parola salvezza. Bisogna invece pensare alla salvezza, perché la salvezza è ciò che ci porta alla nostra integrità, e l'integrità è la nostra essenza, cioè l'essenza di essere, appunto, come dice Giampaolo, dei. Non è che abbiamo terminato di esserlo, no? È che ci siamo dimenticati di esserlo.
E questo è il punto. E allora dobbiamo ritornare a questa consapevolezza. Ecco, avendo il dialogo, certo, un dialogo continuo con la morte, ma non di paura e di timore, ma di un passaggio sempre continuo nel percorso di essere, come direbbe Emanuele Severino, oltre quello che pensiamo di essere. Ecco. Perfetto, dunque ve lo presento, davvero sono grato, innanzitutto dico che siamo a un metro di distanza, anche se proprio non è così, però è un centimetro in meno, ecco. Vi presento il maestro chitarrista e compositore Nicola Albano. Ce l'ha l'autorizzazione? Di accompagnarmi, improvvisiamo quest'ultimo testo tra poesia e musica. Buonasera, certo. a tutti, grazie a voi, grazie di essere qui, grazie a Gianpaolo. Benvenuto. Grazie a lui, eccoci qui. Allora, quindi procediamo. Sì. Allora, questo è la prima volta che lo leggo in pubblico questo testo, ed è quello che conclude proprio il viaggio salvatico, è l'ultima parte del viaggio, la coda, che è ovviamente un altro movimento musicale, ed è appunto dettato da un coro. Sì. Adagio me ne andavo rissoso tra gli alberi, nel piano di un pianto caduto dai globi, a sbranare l'ultima fioritura dell'inganno o qualunque cosa morta mi parasse dinanzi. Nel fossato dei volti riemersi nuvole, nel corpo di tutto il tempo immobile, nei cesti di frutta di natura viva, soffitto me ne andavo nei boschi taciturni, altissimo con le corde vocali impassibili, per le ali neonate di foglie ignote, a coprire le teste inguardabili dei dormienti. Come sono nato dalla pancia scalciante, forgiato dalle madri di troppe guerre, come un amore di fuoco fitto nel nido degli uccelli lancianti, raccolto per lontananze epidermiche, nel fragore di uno stormo di cellule, ricolmo di diavoli elettrici e sete, con un nome interstiziale, una voglia raggiante, nella bussola vorticante degli occhi attinti, nello sguardo definitivo e sillabico, per il più estremo salto notturno, entrando in un gesto nell'idolo sferzante, nella terra divorata dall'abbraccio dei nuclei, cercando chi sbuca da queste pozzanghere, chi scova il fiato nella profondità della pioggia, nel capogiro che scorre sotto piedi magnetici e ci identifica dal capo di un numero cavo, non ombra ma somma rifrazione di un neon che punta dondolando sulla testa del presagio, una strada di formiche che sboccia dalle pietre quando tutti gli azzurri imbarazzi sbiadiscono, con un nome bianco di silenzio armato, scavando protetto nel sito invisibile, strappando il profilo del danno e dell'urlo, potrei aprire labbra, animare mondi, i cieli identificabili, il progetto dell'annuncio e l'iride di una distanza intravista dai vetri, nel dialogo vicinissimo della matrice seduta. E come allora nel letto busseranno i demoni per sdraiarsi sull'anima del poema e nutrirsi, accovalciati nel lato occidentale del buio, evocando il sonno del pandemonio del respiro, come avvocati o avvoltoi della stessa razza, e sarò l'adolescenza
presa nell'adolescente abisso, l'arioso unguento per le ferite angeliche, l'orchestrale grido per la gola donante, riverso nel palato di una lingua fiorita, teso in lotta con tutti i mercanti, e canterò canti per strumenti che verranno nel nostro imbrunire di grazia limpida, nel nostro rapirci tra le lapidi del tempo, per un giorno di cosce oniriche e sapienti, spalanchiamo le case diroccate alle danze, nell'ultimo spettacolo terrestre della gioia, nel salto mortale delle vene infallibili. È intensissimo, ragazzi. Molto, molto intensa, molto intensa. Grazie, sì, sì. Grazie a me, Sorbano. Davvero, l'improvvisazione. Grazie, Nicola. Grazie, Nicola. Grazie. Grazie. Allora, dunque, sono le 22:16. Siamo sempre, facciamo sempre un'ora e un quarto, arriviamo sempre a questo orario. Mi pare che ci possiamo ritenere più che soddisfatti per la resa e per anche il percorso, proprio il viaggio, per così dire, che a cui come dire, Giampaolo ci ha introdotto. E verso non si sa verso quale meta ci condurrà tutto questo percorso poetico, però certamente come dicevo prima, durante questo percorso io credo, proprio in sintonia anche con questa silloge, credo che in questa ora abbiamo ci siamo, come dire, gratificati della poesia, siamo usciti certamente più arricchiti, ecco. Il percorso è sempre più importante della meta, molto spesso è questo, esatto. Questo è il senso anche di questa silloge straordinaria, secondo me. Allora io vi invito naturalmente a leggerla, perché la poesia di Giampaolo va soprattutto letta, assaporata, è un viaggio in cui ci si inoltra e ci si immedesima totalmente, perché il viaggio di Giampaolo, e io rispondo, mi permetto di rispondere a una domanda di Davide Cuorvo, mi pare, il viaggio di Giampaolo ricalca il viaggio di ciascuno di noi, perché appunto noi, in quanto tali, ricordiamocelo, eravamo dei e dobbiamo ritornare a essere. Ecco, non so se questa esatto. Circostanza ci potrà aiutare, però affidiamoci più che agli scienziati, che danno degli orientamenti e delle indicazioni importanti, per carità, affidiamoci alla voce dei poeti, perché solo in questa circostanza la voce del poeta diventa, diciamo così, risonante, ecco, e comincia ad essere ascoltabile oltre quel chiacchiericcio giornalistico che ormai ci infesta le orecchie e la mente da 2 mesi e mezzo. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Niente, figurati. Ciao.